Bellissima pubblicità anche al pugilato italiano, alla nobile arte italiana. Ringrazio la Box Popolare San Lorenzo di aver ospitato questa presentazione e nulla, da parte nostra ci sarà ampia pubblicità e ampia rilevanza mediatica a questo bellissimo libro. Grazie mille. Cognome Camara. Nella grande scuola della vita, che c'è l'autorità, è un ring, in questo posto anche una palestra popolare, in Italia, San Lorenzo. Onoro il Senegal, Mohamed Ali, onoro l'Italia, onoro l'Africa, in questo movimento degli africani, gli africani in movimento, il viaggio, simbolo. Grazie al fratello Steve e do dei numeri 20 99 2019. Quanti anni sono? 20. Steve, come gioco l'impegno delle scuole a livello educativo, oggi abbiamo uno strumento, un libro, una vita che mi fa piacere sapere che Steve, come tutti noi, potremo continuare o ricominciare a trasmettere storie di vita, della nostra vita, in un libro che dà all'Italia il messaggio di alzati e cammina in questo momento fondamentale per l'Italia. Un messaggio che parte da un immigrato, che secondo me ha già messo KO la legge Bossi-Fini 2002. Dopo la legge, il testo unico di 86, la legge, perché lui è riuscito da questo sogno anche di papà, il messaggio anche dei genitori, e lui è riuscito comunque a seguire il suo sogno, a inserirsi, a essere oggi per noi un modello positivo in quanto comunità umana. E oggi a Roma informo che Leopold Sédar Senghor è cittadino onorario di Roma. In questo grazie anche è l'Africa in movimento, ho visto Muhammad Ali presente, Cassius Clay ho visto là, Olimpiadi di Roma, Muhammad Ali è stato campione qua nel 60, anno dell'indipendenza del Senegal 4-4, vedo anche 44 anche, ok, vedo la bandiera del Cuba, ho visto qua sulla strada c'è Guevara, 9 ottobre, che cos'è? 5 giorni dopo San Francesco, santo patrono dell'Italia, 9 ottobre è Sant'Abramo, mi chiamo Ibrahima, e Rita e Muhammad, Rita la santa degli impossibili e la fortuna di Muhammad Ali, 22 maggio, grazie a tutti voi, noi leggeremo la comunità africana tramite me si impegna a divulgare un messaggio per l'Italia, 118 come uno soccorso, un'ambulanza per tutti noi, per l'Italia, però forse per tutta l'umanità. Grazie. Potevo non venire se non mi mandava capavo, no? Allora, per discrezione non gli ho detto che oggi è l'anniversario del mio matrimonio. Ho 23 anni che sto con una donna straordinaria italiana e purtroppo dobbiamo andare a cena, non posso aspettare la fine della presentazione, quindi chiedo scusa al pubblico. Ecco, c'è Aisha, c'è Esa, c'è mio fratello Njog e tutti quanti, chiedo scusa se ho preso la parola anche se sono venuto con un quarto d'ora di ritardo. Io volevo fare una testimonianza, anzi due, uno a mo' di battuta, perché mentre stavano preparando il libro, quando è stato ultimato il manoscritto, me l'aveva mandato Ali, perché noi siamo molto... mio fratello che mi vuole un bene enorme, mi ha detto, fratello, vedi se ci sono delle cose. Era scritto tanto bene. Quindi ho avuto questa, come dire, diritto di aver visto il prodotto prima che andasse in edizione. E questo ti ringrazio veramente di cuore per questo. E chiedo scusa al mio fratello
il vecchio Steve, perché ho detto che non raccontare tutto, perché sono convinto del fatto che ci sono delle cose che possono cambiare l'approccio alla vita, non rispetto all'immigrato, rispetto alla persona disabile, ma per chi lo legge, per il lettore. Sono dei dettagli importanti. Hai detto delle cose importanti per orientare, ma lasciamo il dubbio su alcune cose. Quindi questa testimonianza volevo farlo. E la seconda invece riguarda il campione, perché questa è una biografia che fa una narrazione, per cui insomma alcune cose potrei dirlo. Quando Muhammad Ali è venuto in Senegal, io stavo al primo anno dell'università, per dire la differenza d'età che c'è tra me. Io mi ricordo all'epoca questa storia, che alcuni giornali tra l'altro avevano detto, senegalesi, che quando è venuto, cioè che c'erano dei bambini che avevano del nome Muhammad Ali, che volevano incontrare, cosa. Poi finita la storia, come ce n'è per Obama, quando Obama è stato nel 2008, tra novembre e febbraio di quell'anno in Senegal, molti bambini, forse anche qualche femmina, gli hanno dato il nome di Baracca, diciamo, ecco. Allora, quindi questa storia che racconta, quando l'ho letta anche a me mi ha emozionato, poi io l'ho conosciuto di persona, ed è un campione, non perché sul ring ha avuto i medagli, come dire, i titoli che ha vinto, no? Le cinture, eccetera. È un campione perché l'ho visto all'opera, è una persona impegnata nel sociale, è ambasciatore, riconosciuto in rappresentanza dei diritti delle persone disabili, e in quella veste ha fatto delle cose che magari non dice lui per pudore, questo pudore puramente senegalese, per dire no, non sono io il Dio, faccio quello che posso fare umilmente, ma ha fatto delle grandi cose nelle scuole, portando del materiale. E l'ultimo a cui mi ha coinvolto è che ero al Ministero dell'Interno, ho cercato di avere con i vigili del fuoco, ha mandato delle macchine a Touba, che è una città senza. Quindi tutte cose che potrei citare, almeno decine di iniziative che non sono chiacchiere, sono atti concreti che, di una persona che ha avuto, diciamo, la possibilità di farsi ascoltare e l'ha utilizzato per la propria comunità. Chiudo dicendo che c'è, come dire, nell'ombra di questo libro e del personaggio, un aspetto che a me intriga molto. Lui è un musulmano murid praticante, ma con una tolleranza, un'idea di tolleranza, che insegnerebbe me molto ai dibattiti che si fanno sul tema della laicità, vivendolo nella propria carne, interpretandolo come visione della vita. Cioè, che racconta non la religione, ma l'essenzialità e il centro della vita, l'essere umano. E lui da questo non lo dice in parola, e lo insegna nei suoi comportamenti, nelle sue scelte. Per questo io mi sentivo di venire a tutti i costi per fare questa testimonianza, che non è un campione solo di sul ring, anche se, come diceva Rita, il ring può raffigurare una vera metafora della vita. E da un libro, visto che è stato prodotto di due persone forti, due campioni, Rita e Ali, c'è una storia di resilienza. Se devo farlo leggere a mia figlia piccola, quella più piccola, cioè 16 anni, e l'età dell'adolescenza è molto delicata, e spero che percepirà il messaggio di fondo, che nessuno, neanche io, tuo padre, ho il diritto di dire che non ce la fai. Quando hai un sogno, questo devi dire che nessuno dice è impossibile. Purtroppo siamo una società, come società italiana, in cui ti dicono quando hai un sogno non ti monta la testa. Quando hai la prima vittoria invece dicono non ti monta la testa. No, montatevi la testa, ragazzi. Montatevi la testa. Abbiate dei sogni e andate fino in fondo per conquistare questi sogni. Perché la vita è speranza, e chiudo con un proverbio arabo che dice che, a proposito di metafora, di ring come metafora della vita, che il primo gesto di una persona, di un neonato, prescindente, sai qual è? Piangere. E questo insegna come l'aspetto reale della vita sia completamente diversa da un certo edonismo, no? Che vuole
vorrebbe che la vita sia un paradiso terrestre, per cui tu devi avere tutte le facilità. Non è così, non è una narrazione giusta. Siamo venuti qui per lottare, per combattere e stare in piedi. Magari cadendo 10 volte, ma l'11ª volta possiamo avere il momento giusto per sferrare un colpo e atterrare l'avversario. E questo consiglio ai ragazzi che vengono qui. E l'Italia come paese, al di là degli individui, deve anche cercare di riflettere su questo. Per cui mi auguro, come diceva il mio fratello Camarà, che questo sia uno strumento di divulgazione, al di là dei 1000 libri che si scrivono di biografia, ma che ci sono in questo libro delle lezioni che potevano essere insegnate non solo nelle scuole, ma anche all'università. Grazie fratello, un buon palmico. Mi permetto di aggiungere delle parole sulla testimonianza del nostro fratello Ali, mio omonimo, come dice lui. Poco fa dicevo al nostro fratello, il presidente Ouattara, si vince sempre. Io personalmente vinco sempre. Che vinco, ho una cintura come campione d'Europa, come campione del mondo, questo è buono. Se perdo, vinco, ho vinto. Perché? Perché dalla mia perdita posso insegnare, posso dare una mano, posso aiutare anche un altro di non fare la stessa sbaglia che ho fatto io. Quindi posseggo due potenzialità: vincere la cintura, ce l'ho con me, lo perdere, ma posso trasmettere questa sconfitta a un'altra persona che non fa la stessa sbaglia che ho fatto io. Quindi ho vinto. Cioè, quindi per me la persona non perde mai. E poi, come dice Muhammad Ali, l'impossibile is nothing. C'è il detto francese che dice: l'immaginazione vue avec les yeux de la réalité, le rêve parcourt dans la vérité. L'immaginazione vista con gli occhi della realtà, il sogno percorre nella verità. Io sono un sognatore. Sono un sognatore perché sono un forte credente, ho una iman, la fede dentro di me che mi dice di andare avanti oltre i miei limiti. Cioè, dico a Rita sempre: io, i miei sogni avverranno. Il mio sogno è anche quando morto ho la possibilità di dare i vermi sotto la terra di mangiare. Tu hai detto che sei un sognatore, ed è vero. Infatti Nelson Mandela dice: e vinci tu il sognatore che non si rende mai arreso. E tu non ti sei mai arreso. E io mi sento di dire, c'è una citazione di un anonimo che non so dirvi chi è, ma è stato detto: noi non siamo esseri umani alla ricerca di un'esperienza spirituale, siamo esseri spirituali alla ricerca di un'esperienza umana. Bello. Questa è un'esperienza umana di vita, di sogni, di lotta, e di vittorie e di sconfitte, ma che dopo tutto con il lieto fine, che è bello vivere, è bella la vita in tutte le sue sfaccettature. Quindi compratelo e regalatelo, perché ci sono, siccome noi abbiamo scelto per il momento di essere umani, anche se siamo esseri spirituali, abbiamo bisogno di esperienze umane anche al lieto fine, ogni tanto. Cioè, questa volta mi permetto di fare la domanda a voi, anche al nostro maestro, perché parlava di sport, perché io della mia storia ho imparato tante cose, me lo sono fatto da solo arrivare in cima, sono stato anche aiutato, cioè, sono arrivato in Italia alla ricerca di una vita migliore, di diventare campione, ciò che ha inculcato mio padre su di me, questa sacrificio, questo tempo dedicato a mio padre su di me, il nome che portavo, mi ha spinto a raggiungere i miei obiettivi. Sicuramente da solo non avrei fatto niente, però c'è la forza di volontà, la pazienza e la determinazione che mi ha fatto arrivare. Vorrei chiedere al signor Ali Babafai,
a nostro papà o zio, a nostro fratello, a nostro presidente, a Camara, a presidente Issa, a Maimuna, al nostro allenatore. Come mai? Questa domanda l'ho fatto sabato a Venturina. Come mai i migrati, quando arrivano qui con un sogno, a un certo punto smettono di sognare, di andare avanti, di mollare tutto? O non ci credono, o pensano di non farcelo, o non hanno dei punti di riferimento. Perché io sono stato il primo senegalese, non è per vantarmi, sono stato il primo senegalese a diventare campione d'Italia, da quando il mondo è mondo. E ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha insegnato tante cose, di resistere e di andare avanti. Vi chiedo questa riflessione di farlo. Come mai tanti smettono anche di essere un insegnante di qualcos'altro, non solo di pugilato, di football, di diventare, lo so, di pallacanestro, di le donne che possono venire qui, e smettono di continuare il loro sogno? E perché ho visto tanti immigrati quando arrivano che hanno la possibilità, magari trovano tante difficoltà, magari arrivano qui, la palestra non le aborda, non le apre le porte perché hanno una paura, questo lo chiedo al maestro. Un'altra cosa, perché i nostri fratelli africani non cercano di realizzare i loro sogni? O hanno paura, o non hanno i punti di riferimento. Questo vorrei una risposta, perché ancora finora non lo trovo. Anche questo libro può dare un, come si dice, un esempio, una spinta per andare a realizzare i tuoi sogni, avverare i tuoi sogni, perché io non lo sono fatto da solo. Sì. Ha chiesto la parola a Teodoro. Grazie. ho detto io che hai chiesto. No. Devi solo rispondere, non devi dire niente. Ma io non pensavo di parlare qua oggi. Sono venuto per vedere mio fratello che fa qualcosa. Posso dire mio fratello, posso dire mio figlio, posso dire mio nipote, non lo so, che fa qualcosa. La speranza non muore, perché si muore soltanto quando non si spera più. Quindi le persone che vedi che hanno delle difficoltà e non riescono a realizzare ciò che stanno sognando, ciò che stanno sperando, non hanno smesso di vivere, non hanno smesso di sperare, continuano a sperare e continuano a vivere. Forse un giorno riusciranno a fare qualcosa. Io la parola è la cosa che Dio ha dato a tutti, nessuno deve monopolizzare. Allora, le domande, prego. Dove sta? Ok. Grazie. Chi deve parlare, preparati. E sono Izzar dell'Associazione dei Senegalesi di Roma. E devo dire che siamo veramente fieri di Momentali, perché come ha fatto una domanda molto precisa, perché secondo lui gli africani, gli immigrati che vengono non proseguono il loro sogno. Io personalmente penso che sia una cosa dovuta anche tante volte per mancanza anche di modello da seguire. Io sono qui e siamo qui anche soprattutto per queste cose, per dare un esempio. Abbiamo detto anche al gruppo nostro di amici che sono dell'associazione che purtroppo non sono tutti potuti venire, perché abbiamo tanti eventi oggi religiosi importantissimi che lui sa bene. Uno alla Dispoli e un altro a Roma, dunque la comunità è molto divisa su questo punto di vista, per questo non sono molto presente. Però abbiamo pensato che sia importante di fare vedere quello che ha fatto Muhammad Ali in questi anni, perché è venuto a tentare un'esperienza di vita,
di seguire il suo sogno e ce l'ha fatta. Al modo suo ce l'ha fatto, è arrivato al massimo livello di diventare campione d'Italia e campione d'Europa. Penso che sia un modello, un esempio da seguire e tanti ragazzi saranno sicuramente a vedere e seguiranno il suo modello. Dunque penso che non è una questione di sogno che vengono persi, ma tante volte anche la realtà che vivono, che spingono le persone a piano piano adagiarsi alla situazione. Purtroppo succede, ma tanti anche hanno resistito. Io per esempio non ho mai creduto, perché siamo arrivati qui, tanti di noi che hanno provato all'università o per altre cose, ma la grande maggioranza dei senegalesi che arrivano qui sono le persone che non hanno fatto lo studio alla scuola occidentale. Perché, dicevo prima, quelli che ce l'hanno fatto all'università a seguire i loro corsi universitari, tanti sono andati a vivere in Francia o in Inghilterra o in America, o sono rimasti in Senegal che hanno trovato dei lavori decenti. Mentre gli altri che sono venuti dal basso, tante volte venivano nei paesi come l'Italia, che dove c'è la barriera della lingua, che loro non sognano di esprimersi veramente, ma cercano di trovare un modo di sopravvivere e di portare qualcosa in famiglia. Perciò abbiamo conosciuto tanti ragazzi senegalesi, tanti che sono diventati signori, anziani, che sono tornati nel paese, venivano per una cosa di sopravvivenza, per vivere, sopravvivere, mettere qualcosa da parte e portare, far vivere la famiglia lì giù. Dunque questo frenava molto, anche io stesso quando sono arrivato nei primi tempi, quando parlavo con i miei connazionali, dicevo io vado a studiare l'italiano, dicevano ma tu sei veramente da parte, perché sicuramente sei di coloro che finiranno in questo modo, perché anche non credevano all'integrazione, pensavano soprattutto a vivere nella nostra comunità, fare un po' di risparmi e ogni dopo l'estate, ogni anno tornare 3-6 mesi in Senegal e ritornare per rifare la cosa. Io e tanti come me hanno creduto all'integrazione e si sono messi a rischiare a loro, perché era vista, diciamo, in modo molto diffidente questa voglia di studiare, di avere amici italiani, tutto quanto. Comunque la storia ci ha dato ragione, perché adesso viviamo in un contesto in cui chi non sa la lingua, chi non riesce a comunque avere un lavoro riconosciuto dallo Stato italiano sta sempre più in difficoltà. Infatti vediamo tantissimi che facevano venditore ambulante, o compra, sono stanno piano piano scomparendo. Chi è tornato giù o chi si è riciclato a fare magari i vigilantessi, diciamo, nei negozi, tutto quanto. Ma questa è la seconda generazione, gente che comunque tanti di loro hanno fatto un po' di scuola. Perciò non penso che i sogni, cioè se non perseguono i sogni, ma il discorso è la realtà. Tante volte ci spinge a essere più realistici, ma anche mancanza di vedere chi ce l'ha fatto. Dunque noi siamo presenti soprattutto per dire guardate che Mohamed Ali ce l'ha fatta, perché ha fatto la sua carriera di boss pugilato, ma anche sta facendo le cose per l'Africa adesso grazie al suo nome, perché fare l'ambasciatore delle persone diverse e migrabili e poi fare anche delle cose, diciamo, di beneficenza portando ambulanze e tutte queste cose sono delle cose comunque che portano avanti il paese. Dunque io ti ringrazio veramente di cuore e grazie a tutti quanti di essere venuti e speriamo di avere ancora tantissimi modelli da presentare. Io vorrei parlare dopo di lei, così possiamo avviarci verso la conclusione. Buonasera, allora io sono Kamara Issata, sono senegalese, perché sono qui perché considero che oggi comunque lui rappresenta un modello che comunque diciamo ce l'ha fatta. Arrivo subito comunque alla risposta per non monopolizzare la parola. Allora praticamente secondo me perché non ce la fanno? È una domanda, comunque la risposta non l'avrai mai. Nel senso una risposta così chiara, secondo me sarebbe un titolo di un altro libro, questa domanda qui. Allora, perché ognuno di noi a questa domanda può scrivere. Perché non ce l'ha fatta? E perché non ce la fanno? Perché arrivano? Ci sono tantissimi. Io ho la risposta. Dopo mi lo spiegherai. Ci sono tantissimi, diciamo, voglio dire che ci sono tantissimi motivi per le quali uno non è che rinuncia ai sogni. Io non ho mai rinunciato al mio sogno, però arrivi a vivere in una realtà dove tu capisci che questo sogno devi aprire il cassetto e lo metti
dentro, perché comunque ci sono tantissimi, diciamo, angeli, come on di angeli? Sfide. Ci sono tantissime sfide. Allora io sognavo, quando sono venuta in Italia, dico qual era il mio sogno, è semplice. Sognavo andare all'università e laurearmi. Arrivi qua, capisci che la realtà non è questa, non è quella. Allora, traduci i documenti, fatilo riconoscere. Quindi secondo me questa è una domanda comunque che le problematiche sono tante, a livello istituzionale, a livello di sopravvivenza. Diciamo, fai, tu sei di fronte a una realtà vera, non quella che hai visto sempre prima di mettere i piedi qua. Allora, poi io dico, quello che noi non abbiamo potuto fare, la cosa importante è rimanere costante, perché non è niente che io vedo Ouattara, vedo mio fratello Alibaba, vedo Ensa, vedo Ibrahim, vedo io. Sono delle persone costanti in ogni iniziativa. Ci sono delle persone, questo perché? Perché non hanno mai rinunciato, perché è una cosa che ce l'hanno nel DNA, l'impegno di seguire o di cercare di farcela. Di farcela magari rinunciando a tante cose, però comunque queste, diciamo, tuoi sogni, io secondo me ho sempre detto, non l'ho potuto fare, ho trasmesso ai miei figli, sono sicurissima che loro oggi vanno all'università e la laurea che io ho sempre sognato di avere, per comunque aspirare a un lavoro, diciamo, quello che mi piaceva fare, non l'ho fatto io perché ho dovuto fare altro, lavorare, ho dovuto, diciamo, vivere. Lo faranno loro, e secondo me lo fanno loro, comunque non si è avverato il mio sogno, però ho detto, ho fatto sì che questo che volevo io non ho potuto farlo, perché mi sono trovato davanti a tantissime difficoltà, però ho avuto la fortuna, diciamo, la determinazione e tutta la volontà di dire che allora posso farcela, magari non mi lavoro, però posso farcela a vivere dignitosamente in questo paese qua. Secondo me questo è il messaggio proprio importante. Comunque continuare a vivere cercando di farlo in un modo dignitoso, determinata, e poi comunque rispettoso e rispettare tutti quanti. Secondo me questo che era il mio messaggio. Comunque io sono molto onorata di essere qui, è un libro che sicuramente e noi seguiamo sempre i modelli positivi. Grazie a tutti. No, però temo che posta così la domanda abbia bisogno di un ulteriore chiarimento, perché cosa è un sogno? Questo è chiaro, la domanda. Quando poni la domanda, pensi ai progetti di vita o che può contenere mille sogni o un solo sogno? Quindi va chiarito questa cosa. Per quanto mi riguarda, se devo fare, tanto per darti una risposta generica, se devo fare una considerazione sull'immigrazione africana in Italia, per uno che non è un immigrato, io non sono un immigrato, perché io quando sono venuto in Italia non c'era immigrazione. Se noi eravamo studenti, in Italia non si poteva lavorare. Quindi uno emigra, va in un paese dove puoi lavorare. In Italia, l'Italia diventa un paese di immigrazione del 1986, quando per la prima volta cadono Cestì, che sta qui, che all'epoca era uno dei nostri riferimenti, ambasciatore della cultura, dell'arte, della danza africana. Noi eravamo studenti. C'era il testo unico di pubblica sicurezza fatto da Mussolini nel 1922, che vietava l'accesso al mercato del lavoro dei stranieri. Quindi uno straniero non poteva lavorare. Noi che all'epoca eravamo studenti, avevamo un cosiddetto 500 ore, ti ricordi gli occhi? Cioè autorizzazione che tu potevi durante la vacanza lavorare per 500 ore, anni. Ok? Quindi non c'era l'immigrazione. Nell'86 cambiano la legge, l'Italia stava per entrare nell'Europa e quindi i primi senegalesi soprattutto che venivano dalla Francia, dalla Spagna, l'importante era venire qua e avere i documenti italiani perché in questa prospettiva era l'Europa del 92. E quindi piano piano ci sono comprati, diceva Esa, che la resera aperta, hanno fatto leva sull'accordo commerciale che si è conseguito nel 74, nel 4 del generale di Milano.
quindi c'è stato, ma ritornando al Chiesa, va bene, una fede diversa. Era qua, vestito, che c'è cioè, un gioco, che cucina per parlare solo di quelli di Roma, se io so come parlare di Lombardia, di Idris, c'è un po' la te, cioè, quelle generazioni che erano lì all'epoca. Non penso che sia qualcuno abbia rinunciato al suo sogno. Diciamo come progetto di vita, però certe decisioni che non sono state, comunque si è impegnato per migliorare la società e rivisti oggi un salto indietro della società italiana. Non possiamo girare attorno a questo. L'Italia di 20-30 anni fa era un'Italia più tollerante, dove c'erano più opportunità, dove era più facile vivere, più facile fare soldi. La realtà non era male. Economica, crisi, la gente riassesta il proprio progetto di vita. Poi nel frattempo, quando ci... Io sai cos'era il mio sogno quando negli anni 80? Appena preso la nave, andare ad Agata, ritornare. Nell'86, purtroppo umano, tirato fuori, mi lasci una mano su questo, io ho iniziato da Perugia a fare questa cosa, prima l'allora ministro del lavoro, che era una catena democratica, nel preparare la nuova... E io sono stato tirato fuori. Poi con le connazionali che arrivano, fai le tutte associazioni di libertà, mi sono ritrovato con molti che segno per 3 anni, mi dice, ma dove, quando mai? Cioè, da questo punto di vista mi sembra un fallito, perché il mio sogno è andare in Africa e fare delle cose che forse non è ancora tardi, delle responsabilità che fanno, posso andare, lasciare i miei figli per andare subito. Continua a sognare, diceva il mio compagno. Se non si muore, si continua a sognare. Allora, ho un sogno. Ho un sogno di questa palestra. Ho un sogno. Che a costo di fare il miracolo, che qualcuno tira fuori i soldi, che questo libro diventa un film. Che si deve girare in questa palestra. Wow! Abbiamo un italiano qui, Evaristus, che nel mondo del cinema lui sta facendo tanto con niente. E ti chiedo, per favore, aiutaci a cercare chiunque che sa, chi può prendere questo libro e diventa un film. Ragazzi, questo è un sogno e non smetterò di sognare questo finché non viene realizzato. Allora, io ti ringrazio per la domanda e posso dire per parte nostra, per l'esperienza di questa palestra e di questa associazione di cui mi onoro di far parte, che noi non abbiamo mai smesso di coltivare